Nel primo faccia a faccia in TV della campagna per il ballottaggio per Milano tra Beppe Sala e Stefano Parisi, sulla 7 Corrado Formigli ha chiesto al candidato Sala perché non ha reso pubblico il bilancio dell'Expo 2015 a Milano. Sala ha replicato piccato dicendo che non è vero che quel documento verrà reso pubblico alla fine del ballottaggio, perché sta già sul sito www.expo2015.org. Sentiamo le parole del candidato. Devo chiederle per forza, il bilancio dell'Expo è stato rimandato, 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 arriverà alla fine di giugno, ci ho ben capito. Perché dopo i No, no, è ballottaggi? sul sito. No, no. La No, 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 presentazione c'è sul all'Assemblea, sito intendo dire. www.expo2015.org. C'è quello che c'è il bilancio che è stato che è consegnato da noi, da chi l'ha fatto, quindi di fatto è quello certificato, quindi sul sito c'è assolutamente, Ci saranno quindi perdite? confermo il Nel patrimonio documento netto presentato positivo. all'Assemblea ci saranno delle No, 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 perdite? guardi, no, 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 non ci sono perdite, e bisogna distinguere tra il conto economico dell'anno e l'unico parametro che conta, il patrimonio. Quanti soldi restituiamo rispetto a quelli che ci hanno dato? Positivo. Ecco quel che ha detto Sala pubblicamente in quella trasmissione televisiva, è una balla grossa come una casa. Sul sito di Expo 2015 quel bilancio non c'è. Dovrebbe essere il bilancio 2015, quello dell'anno in cui si è tenuta la manifestazione. Andiamo a vedere sul sito invece che cosa troviamo. Questo è il sito www.expo2015.org. Andiamo alla sezione società trasparente, perché qui dentro ci sono i bilanci dell'Expo. Ecco, clicchiamo sui bilanci e vediamo che i bilanci ci sono solo fino al 2014. Quello del 2015, cioè quello a cui si riferiva Sala, non c'è. Come vedete, è la gestione al 31 dicembre 2014, cioè dell'anno prima, che si svolgesse l'Expo, che peraltro aveva già una perdita di 45 milioni, moltiplicatesi rispetto alla perdita di 7 milioni dell'anno precedente. Anche il patrimonio netto si è ridotto, proprio quello a cui si riferiva lui, è passato a 46 milioni da 60 che c'erano prima. Detto questo, il fatto è che quel che ha detto in TV, Beppe Sala non è vero, sul sito dell'Expo non ci sono i bilanci 2015 che verranno quindi resi noti dopo il ballottaggio. Che cosa c'è dentro? Questa domanda è piuttosto interessante. Quindi sul sito c'è assolutamente. Siamo abbastanza abituati a sentir raccontare balle di ogni tipo a uomini politici. Sala però si presentava con un'altra veste, un manager prestato alla politica, un esponente della società civile. Sembrava diverso, evidentemente ci si sbagliava, anche lui ha preso il vizio più antico di tutti gli uomini politici, raccontare un fracco di balle.